Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi nuovamente delle pinne speeder della Salvimar perché ho ricevuto molte richieste da amici pescasub, da amici che mi seguono anche sul canale, sia in privato che pubblicamente, per sapere come vanno in acqua queste pinne. Chiaramente i giudizi sono strettamente personali, quindi magari non condivisibili da tutti, però io cercherò quantomeno di dare così le mie impressioni più correttamente possibile. Bene, andiamo adesso allora a parlarne e a vederle così nel dettaglio. Allora, eccomi qua. Prima di passare così, diciamo, alla descrizione per quanto riguarda queste pinne, devo dire che le prime che ho provato, che mi sono state mandate dalla Salvimar, purtroppo avevano una misura più piccola, quindi erano abbastanza strette. Io porto 42 di piede, le prime che mi sono arrivate erano 39-40 e devo dire che la scarpetta, essendo molto morbida e a spessore differenziato, praticamente riuscivo a metterle ugualmente, quindi con un calzare a 3 mm riuscivo a inserirle senza problemi. E le ho provate sia fuori dall'acqua che in acqua. Chiaramente stavano molto molto ben aderenti, però non ho dato peso alla situazione, anche perché non stringevano sul collo del piede. Quindi le prime uscite che ho fatto sono andate abbastanza bene. Avevo soltanto un problema che poi ho evidenziato a Massimo Quattrone, che praticamente questa parte qui mi creava qualche problema sotto la pianta del piede, quindi mi dava un po' fastidio. A quel punto anche non riuscivo a mettere magari un calzare un pochino più pesante, perché magari era quello il problema, e a questo punto mi è stato spedito una misura più grande, quindi ho la 41-42. Quindi il consiglio è quello di provarle prima di acquistarle, se avete la possibilità di andare in negozio e magari provarle, quindi portatevi un calzare, quello che utilizzate abitualmente, io generalmente 3 mm. Le provate con quello e vedete effettivamente come calza la pinna. E poi dopo, chiaramente, utilizzando una misura più grande, mi è cambiato un mondo, perché chiaramente stavano sempre aderenti, non più come prima, ma chiaramente il piede lavorava in modo migliore. Quindi sono andati via tutti i fastidi e mi sono trovato benissimo. Allora, per quanto riguarda la pala, chiaramente bisogna abituarsi, perché è un pochino più lunga rispetto alle altre, quindi magari chi è abituato con pinne corte bisogna inizialmente così abituarsi alla lunghezza, però basta veramente poco, quindi qualche ora, e dopodiché le pinne lavorano benissimo, quindi il problema non sussiste. La pinneggiata è molto fluida, io perlomeno ho visto che in acqua si comporta molto bene. Le ho provate anche in profondità, ma non più di tanto, perché chiaramente dalle mie parti non sono riuscito mai a pescare oltre i 12 metri. La pinna in quel caso si è comportata bene, lo stacco dal fondo non ha creato problemi, quindi non c'era un, come dire, parti e resti lì fermo, e invece no, praticamente come dai il colpo per risalire, la pinna ti aiuta e ti porta su. Diciamo, sotto questo punto di vista, essendo poi un materiale plastico, quindi non un materiale composito in fibra di carbonio, diciamo che si sono comportate molto bene. Per quanto riguarda invece in superficie, vanno benissimo, perché chiaramente, essendo più lunghe, se uno riesce a farle lavorare pinneggiando bene in modo sinuoso, la pinna spinge veramente bene, e sinceramente non ho riscontrato problemi, sia per quanto riguarda il derapamento, laterale, ma soprattutto per quanto riguarda l'affaticamento delle gambe. Quindi, lavorando in un certo modo, la pinna dà il massimo della sua spinta, e anche con corrente, va molto bene. Sicuramente, anche per il fatto che è più lunga, e poi ha questa, diciamo, inclinazione accentuata che aiuta tantissimo.
Per quanto riguarda la scarpetta, devo dire che è veramente comoda. Stiamo parlando di una scarpetta completamente nuova rispetto alle altre. Chiaramente, questa scarpetta va soltanto su questo modello Speeder, quindi non si può, mettere su altri modelli pinne marche diverse come si può fare con altre pinne, perché è stata studiata proprio per questa pinna. Quindi diciamo che non è possibile utilizzarla. È veramente comoda perché chiaramente è morbida dove diciamo deve essere morbida, quindi non crea fastidi sul collo del piede, sul tallone, ma soprattutto è rigida nei punti dove serve. Nella parte diciamo sotto della pianta a questo rinforzo verde in plastica rigida, che chiaramente aiuta tantissimo a sfruttare diciamo così, il movimento. Volendole confrontare con il modello precedente, le Darne 151, devo dire che sono molto simili come spinta e come comportamento in acqua, però chiaramente la scarpetta in questo caso ha quel vantaggio in più rispetto all'altro modello. Questa è tutta un'altra storia. Cioè, la comodità di questa scarpetta è unica, anche perché fascia molto bene il piede, rimane bene inglobato all'interno e questo è un punto a favore rispetto all'altro modello. Per quanto riguarda il prezzo, non so se l'ho detto nell'altro video che ho parlato, diciamo, più tecnicamente della pinna, sta intorno ai 120€, 115€, quindi non è un prezzo esagerato, a mio avviso, ottimo per quanto riguarda la struttura della pinna e per i materiali utilizzati, calcolando che è tutta made in Italy. La Savimar produce direttamente in casa questi prodotti e non vengono dalla Cina, non sono importati da altre nazioni. Calcolando che è completamente italiana, il prodotto è molto buono. Quindi la consiglio per quanto riguarda come pinna per chi vuole così pescare in acqua bassa e fare tragitti lunghi e magari vuole risparmiare qualcosa rispetto al carbonio. Ragazzi, credo di aver detto tutto di questo prodotto per quanto riguarda diciamo così le mie impressioni, quindi continuate a seguirmi sul mio canale. Scusatemi se sono stato un po' assente, ma purtroppo c'è stato un virus che ho preso nel computer che praticamente mi ha messo KO per parecchi giorni e non è stato facile togliere questo virus. Ci sentiamo presto con il prossimo test e niente, quindi se volete così vedere questi altri video vi consiglio di chiaramente per prima cosa di iscrivervi al canale, dopodiché cliccare sulla campanellina che quella chiaramente vi dà proprio la notifica di quando io metto il video, quindi non vi perdete mai nulla in questo caso. Ciao e a presto, ci sentiamo nei prossimi video. Grazie.